Allora, Lorenzo, iniziamo la terza settimana di preparazione nel caldo del Palevangelisti, ma insomma questo è il periodo, è un po' così in tutta Italia. Come procede il lavoro? Ma caldo non è solamente il palesangelisti, qua è caldo fuori, dentro, ovunque. Ma il lavoro prosegue bene, abbiamo iniziato molto gradualmente, i carichi di lavoro chiaramente sono sia a livello di intensità che di durata, non dico ridotti, ma abbiamo deciso di fare una preparazione molto graduale, anche perché i giocatori che abbiamo a disposizione della prima squadra sono solamente in 6. Adesso abbiamo aggregato i due palleggiatori della serie B e l'opposto della serie B, quindi ci daranno una mano per cercare di raggiungere un numero più alto possibile, anche per fare delle esercitazioni un pochino più complesse, un pochino più vicine possibile alla partita, diciamo. E quindi però i ragazzi stanno rispondendo molto bene, con grande attenzione, con grande impegno, anche quelli che avevamo avuto l'opportunità di lavorare assieme l'anno scorso, che magari conoscono già un po' la mia idea di gioco, la mia filosofia, loro si sono riproposti con grandissima attenzione e determinazione, la volontà di migliorare ancora, diciamo, le cose che avevamo lasciato in sospeso l'anno scorso con la finale di Coppa dei Campioni. Senti, uno sguardo invece ai nuovi, dei vecchi, li conosciamo ormai bene. Come sono sembrati Leo Andrić, Simone Anzani, Andrea Cesarini? Ma vabbè, Simone Anzani in parte, anche se non l'ho mai allenato e non l'ho mai avuto come compagno di squadra quando giocavo, lo conoscevo perché l'ho studiato tante volte, ci abbiamo giocato contro tante volte, quindi una mia idea ce l'avevo già, che è stata un'idea molto positiva, soprattutto anche lui è un ragazzo disponibilissimo e volonteroso di iniziare una stagione importante con dei grandi obiettivi, sia dal punto di vista suoi personali sia a livello di squadra. E adesso non voglio sbilanciarmi troppo perché chiaramente abbiamo fatto anche non tantissimo, però sicuramente una grandissima sorpresa Leo Andrić. Penso che sia un ragazzo che ha molto talento, che ha delle doti di coordinazione, di capacità di giocare molto, molto interessanti, è un ragazzo molto sveglio dal punto di vista del gioco. E Andrea Cesarini, anche lui lo conoscevo in parte, l'ho visto giocare quando faceva i campionati di A2, è un ragazzo anche lui che sicuramente potrà esserci molto molto utile, che ci darà una grandissima mano, non solamente in una fase di allenamento, anche se io, come ho sempre detto, le grandi squadre sono grandi anche perché hanno l'opportunità di avere un livello di allenamento molto alto. Quindi lo so da ex giocatore che magari il giocare poco non è una cosa molto gratificante, che piace molto ai giocatori. A te è successo raramente, in realtà. No, però lo so perché capisco lo stato d'animo del giocatore, ma di contro per un allenatore avere l'opportunità di avere anche, come si suol dire, degli sparring partner durante l'allenamento di alto livello ti permette di sviluppare un gioco sempre molto intenso, di alta qualità e di alto livello, che poi c'è l'opportunità di riproporre la domenica, e riproponendolo la domenica significa che la squadra è già pronta per giocare a dei livelli importanti. E adesso un'ultima cosa, si continua a lavorare aspettando più o meno la metà di settembre quando la rosa sarà rinforzata. Sì, adesso siamo nel cuore dei campionati europei e nel cuore del campionato, del torneo di qualificazione che c'è in Argentina per il Mondiale, quindi penso che verso il 10 di settembre si aggregeranno al gruppo altri quattro giocatori che sono Atanasievic, Prodrascalin, De Cecco e Sirila, per poi aspettare un'altra decina di giorni che arriveranno i nazionali italiani reduci dal Giappone per vedere come si svilupperà la situazione con gli Stati Uniti, perché ad oggi siamo a conoscenza che c'è una lista di 20-25 nomi che parteciperanno al NORSECA, però di 25 ne andranno solamente 14, non si sa chi andrà a fare il NORSECA. Come ho parlato con Recine, mi auguro che se qualche giocatore non vada, l'allenatore della nazionale americana abbia anche l'attenzione di non agevolare una squadra piuttosto che un'altra. Cioè, voglio dire, penso che se qualcuno dei titolari rimarrà a casa, mi auguro che tutti quelli che sono impegnati quantomeno nella Supercoppa italiana siano lasciati nello stesso periodo, ecco.